Anche loro mi avevano chiesto AB10, però. Ma un po' di tutti i giocatori, Iaco. Però, sai, cuore, ho avuto paura. Io in quel momento ho avuto paura. Ho sicuramente fatto la scelta che più mi appartenesse a quell'epoca. Però, secondo me, ho ragionato così anche perché avevo paura. Non mi leverà mai nessuno sta cosa dalla testa. Volevo streamare, era la cosa che veramente avevo piacere a fare in quel momento. Ma porca puttana. Secondo me, ho rifiutato per paura anche. Avevo paura come quando ti allenavi per LOL. No. È una paura proprio diversa questa. Mi hanno messo in faccia una cosa. Mi hanno detto devi mollare tutto, ma proprio tutto in questo mondo che stai facendo. Perché mi hanno detto anche che non avrei dovuto streamare. Ovviamente, se no avrei leakato troppe informazioni. Leakato vuol dire. Vabbè, lo sapete, vuol dire leakato, cazzo, internet. Mondo dell'internet. Vabbè, leakato vuol dire far uscire informazioni che non dovrebbero uscire. Ok, tutto qua. E. No, ma infatti cuore fai bene. Ma scherzi. Però se fai MTT e giochi cash game, cioè. No? Che sicuro è abbastanza normale quando si passa da certi punti di domanda. Esatto. E secondo me quella mi ha condizionato molto come cosa. Però. Cioè, non sapevo. Cash è anche peggio. Ma infatti, ha voglia. Visto che giochi sempre a 100 BB, cash è pure peggio. Magari nella fase tornei, visto che giochi a BB diversi, puoi cambiare il tuo playstyle varie volte a seconda di chi è al tavolo. Ma. Cash game cambi sicuramente per chi è al tavolo. Ma o giochi così gioco. Oh. Stiamo scherzando. Ah, ecco perché. Ecco perché giocava così agro. Ciao Savi, 2 giorni fa ho beccato. Buono, ruedì, buono. I champion di Artone il primo, dipende, vado a periodi. Questo è stato un bel gank. Allora, Jax è forte contro Camille, però non in queste occasioni. Sta qui, mi sa. Non in queste occasioni che Jarvan sta facendo così tanta pressure. Adesso lei come mi è venuta in a livello basso. Io là non posso dirgli nulla. Da quando voglio diventare vivere lontano da casa, se non sbaglio. No, pure le scelte tutte. No. Raga, allora, a me lo stream dà uno stipendio che non è fisso, ma è un bello stipendio. Mi piace quello che faccio, mi sveglio con la voglia di streamare e ho voglia di fare. Quindi non è una cosa che avrei lasciato per un. Per. Neanche 40.000 euro al mese di lavoro che magari non mi avrebbe soddisfatto dal punto di vista emotivo, emozionale o personale, no? Questo lavoro a me soddisfa. Soddisfa molto, ci investo molto del mio tempo anche se non sembra, anche fuori dalle streaming. Cerco sempre di provare a portare qualcosa di nuovo, ma è molto difficile, porca puttana. Cercare di fare qualcosa di nuovo da soli, cazzo, è veramente difficile. Ci provo veramente, raga, non avete idea di quanti io ci provi. Unlucky. SS. Però, oltre a ciò, avevo paura di levare tutto questo per rischiare una cosa che non era sicura, ovviamente, perché non era sicuro il poker. Cioè, io potevo andare là e non essere quello che. Cioè, non quello che pensavo. Un conto è averlo fatto magari 5-6 anni fa, perché sapevi che c'erano meno persone che giocano, che avessero abilità. Adesso quasi tutti sono informati sulle 3-bet, sulle 4-bet. Poi è vero che quando magari un donk ti 4-bet, la maggior parte delle volte, per dirti. È vero. Ah. Che aggio fa? Si può giocare senza jungler? Cioè, non mi avevi proposto di entrare come streamer per fare un network tipo Clash? Sì. Lui frizza giustamente, bravo. Questa è una mossa molto intelligente da parte sua. Già nella topside e lui ha frizzato. Dissing tra streamers in Italia no, sono molto fievoli perché molte persone. A parte che in Italia non sanno dissare, cioè quando dissano offendono. Cioè quando dissano offendono.
questa fa il 6. Quindi. LOL Cutis. Is get it. E mo? Già avrà fatto due gank top o tre, non mi ricordo. Due forse. E entrambe le volte non ho ottenuto nulla, neanche un flash. Quindi veramente guida da parte nostra, abbiamo un giorno super bene. E Coco sta vincendo contro MF. Un po' toxic questo mod, bane, che ha fatto? Purtroppo la gente ti segue per un gioco. Se... No, ma... sì, questo è vero. Ma sai, in realtà qua ho notato che quando streamo Metin faccio 300 viewers lo stesso. In realtà. Quando faccio just chatting... Una volta avevo fatto una serie tipo di psi... A livello psicologo, io ero uno psicologo, le persone in chat che avevano un problema potevano venire su me, con me su Discord per parlarne e cercare di essere, tra virgolette, aiutati, ma era tutto uno scherzo, no? E cercavo di capire queste persone. E ti giuro, due gank di Jarvan e poi è morta dopo questa. Cioè, capite che questo è scarso. 1v1. Che da Jax è un winning matchup, però. Due gank di Jarvan e poi è morta dopo 1v1. Questo perché è successo? Non ha rispettato la prio. Codo, back se no mi sfrutto. Cioè potrei fare un'altra plate, però perdo troppo la wave, se no. Almeno così mi si modella e mi ritorno indietro. Cosa mi sono spiaciato? La gente segue un giocatore se fai poker e cambi pubblico. Comunque, sì, sicuramente Kamikaze. Comunque non è solo quello... Andrò di TM attorno ormai, sì. Non è solo quella in realtà la motivazione, ragazzi, perché io... Quando ho fatto quella cosa di just chat, a parte just chatting piace tantissimo alle persone, non so per quale motivo, ma piace molto. A me piace anche molto parlare, in realtà. E quindi in realtà mi piace portarlo, mi piacerebbe portarlo magari con la webcam, fatto un po' meglio, però chi lo sa. Fallo per una settimana, cane, se lo fai una volta ci può anche stare, ma fai una settimana di fila e vedrai i risultati negativi purtroppo. Vabbè, mettiamo, quella è una cosa che deve essere in più, capito? Però... Cani, puoi spiegare come si gioca verso il CP? Ho difficoltà ogni volta che lo trovo lane. Dipende che champion sei. Perché a seconda del champion che sei devi cambiare playstyle. Tipo, Fiora non ci vince per forza contro GP. Dipende che champion sei. Non posso venire adesso. Oh, è morta. È chiusa. Prendi la pianta. Vabbè, nevermind. Davvero, Fieri, mi fa piacere, cazzo. Uno faccio poco, due faccio LOL, esce due. Beh, ragazzi, vediamo il level col poker. Vabbè, quella era magia, Manu. Quella era magia. Quella è la magia dello scam. Era troppo face up qui, stessi andando lì, quindi farò Giorgio. Lo farà lui a quanto pare. È fine. Zoe è buona, sì. Al cane bianco. Ma ieri c'era la possibilità di scaricare raid per supportare il canale. Se raid l'hai fatto, hai fatto un gran supporto. Ovviamente che pulisce in camera come una donna dovrebbe fare, quindi il primo... No, mate. Ok, Gabri. Io comunque ho capito una cosa, che io seguo principalmente gli streamer, che sto vedendo il discorso tra Leo e Vale.
Per come sono e non per quello che portano principalmente. Però ci sta in realtà. Nel senso che se tu guardi di più uno streamer è giusto che subi quello che guardi di più. Nel senso, è ovvio, se guardi tanto uno streamer è ovvio che tu voglio supportare quello streamer che guardi così tanto, visto che ti fa passare più tempo. Scaricare cosa? Che cosa, cuore? No, Raid, ieri stavo facendo una sponsorship con Raid, una pubblicità e dovevamo arrivare a un traguardo di 150 download e tutorial, ma ci siamo arrivati, quindi easy. Io guardo di tanto, ma gioco giungla. Io non riesco a vedere streamer di LOL, dialo basso. Ma era ieri. Siamo arrivati a 153, sì. Tipo, non mi caso che è Rubik's D. Sei veramente l'unico che guardo te e Balo. Balotelli? Ora qui frizzo un po' la wave perché voglio farla rallentare. Sicuramente non. Cioè, sicuramente non farò in tempo a far arrivare l'altra sua wave. Ma qua il piano era quello di far arrivare l'altra sua wave in modo da fargli perdere più stress possibile. Perché se lei sta sotto torre, io non riesco a fargli danno. Se invece la wave sta in mezzo, io riesco a fargli danno, giusto? Per questo è importante fare la shin comunque. Se mi salta addosso, muore. Ok, nice. Nuova decision award. Avevo pensato di portare qualcuno sul canale per fare qualcosa di nuovo. Ma l'ho fatto con i miei amici in realtà. L'ho fatto con i miei amici, l'avevo portati. Una sera quando stavo facendo 24 ore sono venuto a mangiare una pizza e. Però c'erano pochissime persone. La cosa che penso io è che in streaming. Non ci possono stare troppe persone. Cioè, se in streaming ci sono troppe persone, ti perdi la chat. Dovresti essere massimo 2-3. Se no, ti perdi la chat. A meno che è un talk show, proprio che poi ci sono i momenti nei quali leggi la chat o meno. Troppe persone, ti perdi la chat. Non mi piace. Non mi è piaciuto. Per questo non l'ho fatto. Ma vedete, sapete cosa mi piacerebbe veramente tanto portare? Conoscete i Sidemen? Questo periodo li sto vedendo tantissimo. Mi piacerebbe portare quelle cose su Twitch. Porca puttana, quanto sarebbe bello. Non è la chat in slow mode, non te la perdi perché la chat spamma troppo, te la perdi perché sei impegnato a parlare con altri. Bella maccia, sono dei matti. Ma quello se pensa quanto sarebbe bello portarlo su Twitch. Le challenge di pallone, affari tuoi fatto a cazzaro tra streamer. Cioè chi vince 100 sub regalati dall'ente che organizza sta cosa. Cioè sembra una cazzata ma. Addirittura ranking con sotto io che parlo, mate. Adesso mi fa piacere, mate. C'è gente che ci si addormenta con me. Lo faccio sempre se è un talismano. Mua. Anch'io, XD. Allora, vedete, cosa succede nella nostra partita? Ordiniamo le idee. Jarvan ha assittato parecchio top early game. La mia bot non dovrebbe perdere quindi, considerando che gli ha gankato pure Ivern, ma in realtà non sta perdendo. Push sta wave regalo perché Jarvan arriverà topside, quindi. Sempre UXD. Dopo ci parlo un po' più del controllo della wave. L'ho già detto prima il controllo della wave, mate. Cosa si deve fare? Il problema è che questo gioco non si può spiegare con due parole, sennò sarebbero tutti forti, capito? Non ci sono dei consigli, è troppo dinamico. Ogni volta cambia. Cioè, non è una cosa ed è quella e basta. Quella cosa che impari la devi mettere a confronto a X cose. Perché il problema è che ogni game è diverso. Cioè, tu non avrai mai la stessa situazione due volte. Cioè, sì, l'avrai. Ed è proprio per questo che è così forte. È così buono imparare tanto i matchup. Perché quando ti capiterà lo stesso matchup, saprai che. Ovviamente, poi anche là ci saranno varie situazioni. X situazioni. Però saprai meglio cosa fare. Prendo io il blu. Va bene, Skystar, fammi sapere. Una live poll disse che provo a farti entrare nei mob, ma che tu fallisti, stavo trollando, era vero. Ma in realtà Paolo me l'ha chiesto 3 volte di entrare nel MOBA team e 3 volte gli dissi no. Perché non ci vuole entrare nel MOBA. Però lui dice, dai cane, sei forte, giochiamo insieme. Ci divertiamo anche. Non ci voglio entrare! Ha detto veramente questa cosa che io fallissimo. Non ci sono mai voluto entrare nel MOBA. Si sono inginocchiati per farmi entrare nel MOBA. Nonostante questo, io ho detto comunque di no.
Ma tranquillo, Brembo. Terenas è un validissimo streamer, ragazzi. Io da quando ho conosciuto Terenas dal vivo. Allora, vi dico la verità: il Terenas streamer non mi stava simpatico. Quando l'ho conosciuto dal vivo e il modo in cui facesse le cose, l'ho apprezzato molto di più, cazzo. Mi piace veramente come tipo di persona. Ah, certe cose non sono d'accordo, come tutto. Ci sono certe delle cose nelle quali uno non è d'accordo con qualcun altro, no? Però l'ho apprezzato veramente come persona. SS. Bot stanno intanto, però è in vantaggio. Ma chi è che sta prendendo kill? LeBlanc che cosa? E io c'ho la Ninja Tabby, ovviamente. Metto l'Herald mid. E fatto apposta, ragazzi, reset così. Ok, vado io, bot. Io mi stimo un po' toxic, Tenas, perché anche nel proprio metà community bannato. Ci vediamo, lo riesco comunque ad altri. Sì, ma in realtà, Tenas, come ho detto, come persona, ovviamente sono delle cose che non mi piacciono come qualsiasi persona, ovvio, però a me sinceramente mi ha fatto una bellissima impressione. Cioè, è proprio la cosa che direi è più bello di persona che è in streaming, che secondo me è un complimento. Non che streaming sia peggio, cioè che sia brutto da vedere in streaming. Però è molto... Ma non voglio entrare in nessun team, io non voglio entrare in nessun team, guys. Se avessi voluto entrare in un team ci sarei già entrato. Vado, è morto in un buono. Ah, avrei dovuto flash prima, my bad. Ciao Franco. No, Leo, invece te lo assicuro. Cioè, io l'ho conosciuto e non mi sembra. Anch'io avevo, te l'ho detto, delle strane cose sull'Apo. Ho detto, non mi sembra. Però, conoscendolo, invece non era così. Arrivo, arrivo, arrivo. Oh baby. Me l'ho pure tippato. No, no. Bueno. Me l'hai detto baby ed è scappato via Jessing. Ho la Wit's End quasi, 500 quote posso vendere la Doran's Blade che vale 180 però. Perché io entro in un team, non c'è cosa più bella che un pensiero di esperienze, perché l'ho già fatta l'esperienza, Giovanni, non... E non penso sia un futuro che mi possa appartenere. Non fa per me. Io dopo anni ho capito che sono un lupo solitario. Oh cazzo. Sova, arriva. Il tuo item preferito. Perché sei scarso, Gan, ecco perché. Se mi allenassi come dovrei allenarmi veramente per essere un pro.
Senza distrazioni come leggere la chat. Il mio obiettivo è cercare di giocare bene e salire. Il mio obiettivo non è arrivare Challenger in solo queue per entrare in un team. Perché se no non streamerei, se fosse quello il mio obiettivo. Questo Vlad la sta ardintando. Vado di Dead Dance quasi quasi. Mi dà armor, MR, però mi serve vita. Dovrei fare i danni Kindra. Ma la cosa bella è che già avrà assistito topside e Kog comunque poi hanno perso bot, hanno perso parecchio vantaggio. I think even Kog can crash Nash, by the way. Cazzo. Sono rifatto di dire Dead Dance. Dead Dance, dico Dead Dance. Con la cane. Cane profe. Che è cane profe? Ma se pure Vanessa metteva in panca. Infatti me ne sono andato. Per quel motivo. Io pensavo di essere un giocatore molto più valido rispetto a Vanessa. Però quello che serviva al team in quel momento era un giocatore mentale e non un giocatore equilibrato. Non vi posso raccontare tutte le cose, ragazzi, cioè. Ci sono cose che rimangono cose perché sono anche personali, tra virgolette, quindi non vi racconterò mai tutto. È ovvio. No, la Sterak. LeBlanc è fiddata. Consigliavo lezioni alla chat. Ah, no, forse ho sbagliato, disse falli miseramente rivolta a lui, ma bivolo, ho capito perché. Non ho capito. Però Vale glielo racconti. Vabbè, Vale è personale. Sei un valzo. Non so dove sia il loro team, ma andate a guardare il Nashor. Non è giusto, mamma mia. XD. Anche noi siamo personali, eh no. Perché uno a uno ve lo racconterei anche, ma sono in live. A dire le cose in live non è personale. Anche lì all'MF. No, non c'è delay. Ah, sto facendo quicksand combo. C'è Kog'Maw. Solari da Ivern. C'è una mera di scudi, abbiamo. Vado top. Un amico mi ha detto che su Pornhub c'è un video in time in cui. Ok. Ora siamo ubito, peccato. Che una volta è più toxic live. Paolo disse che provo a farti entrare in bomba che fermi miseramente. Io pensavo era rivolto a te ora. Che. Ah, ok. Secondo me mi hanno proposto pure di entrare in Alessia Sturk, se per questo. Cioè, vado a prendere 8.000 euro al mese. E GL, cioè. Chi si è visto, si è visto. Però a me non piaceva. Cioè, io stare in gaming house e giocare 10 ore al giorno allo stesso gioco, non avere rapporti personali con nessun altro, non è il mio mondo, sinceramente. Non è quello che voglio.
quindi. Server più scarso o meno, sempre 7K al mese erano, cioè. No, puoi avere anche amici real che fa parte di un team. Quando c'è la stagione che stai in gaming house, non li vedi, cioè. Cerco di suonare le blank qua, così il mio team aiuta Kogo. OOM. Ero OOM. Non so se fare Dead Dance. Kogo comunque deve resistere un po' di più. Cioè, non so come faccio a morire sempre. Vlad è bello scarsetto. C'è flash? Devo usare la commit. Quanto non c'ho danni. È inutile. Drago. Dobbiamo fare il drago. LB no mana. Perché non cade a back Kog? Cioè rischia che lo ulta Camilla a caso. Se siamo a 10 minuti a parlare, è lui che doveva pagare loro un caffè al mese. E fui cucinato a tutti. No. Mi hanno offerto tipo per uno split 6.500 euro al mese. Però, beh, pagano solo 6 mesi. 3 mesi. Quindi. Però, cioè, non. Non è per me. Ho proprio capito. Io stavo male, raga. Io in gaming house stavo male. Cioè, io sentivo il bisogno di uscire. Sentivo il bisogno di fare altro. Non ce la facevo. Stavo proprio male emotivamente. Non potevo. Cazzo, già rifinito il mana. L'8K siamo a 6,5. In realtà ho detto 7K. Ma tipo 6,5, non mi ricordo mai esattamente quant'era, ma era tutto vitto alloggio pagato, quindi in realtà era molto di più se volete vedere il prezzo totale. No, ho detto 7-8K, avevo detto. Comunque, anche se fosse, era molto di più. Se volete pagare, avevo vitto e alloggio pagato. Se vogliamo fare i calcoli, può essere pure che erano 9.000 euro al mese. Il computer fatto da loro, cioè. Se vogliamo fare i calcoli precisi, era pure di più, magari. Bro. Domanda seria, che ne pensi Valorant? A me non piace. Ha una grafica che è peggio di quella di Overwatch, Evo. Ma non mi piace il mio tipo di giochi, in realtà. Prenditi una pausa, presta. Better mid, avete visto? Minchia, veramente. Ugh.
Che schifo. Guarda, loro hanno jungler e mid laner migliori, però sta partita io ho troppa pressione top Sì, e botti lasciatemi them. Ma la super, cosa non bella è fare che io top sono cascare. stato pure gankato da Jarvan e non mi ha mai gankato il mio jungler, abbiamo giocato super bene. Oh, c'è una brutta grafica? No, ho detto però se LoL fa un gioco dopo Overwatch simile ad Overwatch, tra virgolette, spero almeno raggiungere lo stesso livello di grafica, no? Per quello ho detto. Devi vedere con un video expert su Medi, non è idea, Paolo. Grazie mille, Bavaschio. Gesù Cristian 21. Sono gli anni? Benvenuto nei Canicani, è vero? Benvenuto nei Canicani, grazie mille del supporto. Ma è ancora in alfa. Mate, la grafica è quella, cioè alfa non alfa, la possono leggermente migliorare, ma non cambierà totalmente. Cioè, è quella. Certo che ho sempre ufficiale con Mugno. Adesso che è stato d'attacco. Torna di uno, l'obiettivo di oggi rispettato, per adesso. No cani, centimetri. Grazie, bro. Nel 2020 non puoi fare un FPS con una grafica del genere, concordo. Ora leggo hashtag Valentina ha permanato Paolo. Perché che hai scritto? Tipex, ho trovato un italiano non molto gite, mi ha fatto anche in privato, posso riportarlo anche in lobby? In lobby puoi riportarlo, ma se ti ha filmato nella chat privata non credo tu possa riportarlo, sinceramente. Vai Leo, buoni addominali. Allora. Tornati di 1, very very nice. Ok. Buono. Nice.